Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Lunedì sera ha avuto inizio il tanto atteso e rinnovato GF 2023 di Alfonso Signorini. Cesare Buonamici ha riscosso successo in qualità di insolito opinionista, però ha anche spoilerato l'esistenza del Tugurio. Oggi ci stanno abitando cinque geffini tra cui Anita Olivieri, da diverse ore tutti stanno parlando dei suoi piedi. Stranamente per una volta non si parla dei piedi di Chiara Ferragni, ma di qualcun altro. Su Twitter non si parla d'altro mentre la protagonista della faccenda, Anita Olivieri, ne è totalmente ignara mentre cerca di fare un po' di ordine in quell'orrido, quanto angusto, Tugurio insieme al resto dei suoi compari di GF 2023. GF 2023, già scoppiato il caso Igiene, le immagini sorprendono il pubblico. Arrivata all'apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, io non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare di fuori, ha raccontato Anita Olivieri nel corso del suo video di presentazione prima di varcare la porta rossa del GF 2023. Sogni, speranze invece ora parlano dei suoi piedi, fa parte del gioco. In ogni edizione dello storico programma girato a Cinecittà c'è almeno un concorrente preso di mira per il piedi gate, nella sesta edizione VIP, fu Soleil sorge a essere presa in giro come Anita Olivieri e altri per diversi ma simili motivi. Bisogna dire che, in questo caso però, è il Tugurio ad essere sporchissimo come hanno fatto presente gli stessi geffini, che fanno pulizie da due giorni tra ragnatele e polvere. Ma mica possono lavarsi 20 volte al giorno, che schifo, ci va a letto, orrore, il sapone lo conosce? Si legge. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.